Buongiorno, anzi, buonasera. Ecco, finalmente siamo in diretta, facciamo una diretta a proposito del percorso dello spirito del bambino nascosto. È da tanto che non si fa una diretta su questo argomento. Ma sono argomenti abbastanza complessi da elaborare. Intanto invito tutti, se questa è cosa gradita, di iscriversi al canale, di condividere il video se fa piacere, di cliccare sulla campanella, di dare i vostri commenti come supporto per andare avanti, per prepararne altri. Mi ripeto per coloro che magari non hanno seguito gli altri percorsi, mi sembra che questo è il numero 5, numero 5. Potete trovarli sul canale BK San Teodoro, Sardegna, YouTube, o su Virginia Maddalena o Virginia Quaglioni. Questi percorsi sono estrapolati da delle fiabe che sono scritte, diciamo, per bambini, ma sono soprattutto per adulti. Infatti, queste storie che rappresentano poi un'emozione, comunque una ferita emozionale, un certo tipo di comportamento che magari si è messo il seme quando, in una certa circostanza, quando si era bambini, no? In qualche circostanza della nostra vita, la nostra famiglia, del nostro interagire nella scuola, con gli amici, insomma, nella società, nel nostro mondo, e qualcosa interiormente ha creato. E sono quindi dei percorsi che vanno a toccare dei particolari atteggiamenti che dietro nascondono naturalmente qualcosa, no? Quindi nascondono poi da adulti, non solo nascondono, ma oltremodo si trasformano anche in un determinato comportamento che in questo modo possiamo anche valutare, riflettere e osservare. Perché poi in particolare questi percorsi sono così, sono spinti per sviluppare in noi stessi la capacità di meditare, di osservarci, di maturare emozionalmente e maturare nel nostro spirito e riconnetterci a noi stessi in maniera più serena, superare le nostre sfide, le nostre sofferenze e ritrovare questo stato di pace, di quiete, di gioia e di consapevolezza soprattutto. Ripeto, queste fiabe sono prese da un libro adesso non mi ricordo il nome, però poi ve lo scrivo, perché sì, Alba Parioli mi pare, però non mi ricordo se è Paroli o Parioli. E sono appunto sono svolte all'interno di un bosco, quindi c'è tutta la magia di una fiaba nel bosco delle sette querce. Però prima si fa una presentazione, no? Pari passo, poi io estrapolo qualche pezzo di questa fiaba per dare un senso. In questo caso è un leprotto che è compartecipe oggi a questa diretta. Dunque, intanto dovete sempre avere con voi foglio e penna, perché qualsiasi riflessione vi possa emergere, qualcosa che vi tocca in particolare, o un vostro ragionamento, una vostra realizzazione, o anche delle domande che volete porre a voi stessi, ve le dovete scrivere, perché poi vi sfuggono, quell'attimo di quella consapevolezza vi sfugge. Allora, questo percorso intanto lo iniziamo con una riflessione
che tutto quello, tutto era chiuso nel cuore dello spirito, poiché da esso sgorga la vita. Quindi mantenete foglia e penna e quindi che cosa faremo? Quindi oggi tocchiamo l'argomento del bambino spavaldo e coraggioso. Quindi va a toccare le cadute e le resistenze. Le resistenze alle conquiste, quando possiamo chiamarlo da adulti il boicottaggio, possiamo chiamarlo le nostre cadute che ci affliggono. Ed è molto molto interessante cioè, esplorare in noi stessi i propri conflitti profondi, perché in quanto il bambino li vive attraverso il suo corpo, perché oggi è una particolare riflessione, no? Quindi, cioè, quando noi assorbiamo determinate circostanze che non sono le nostre, però le assorbiamo inconsapevolmente, perché quando si è bambini si assorbono tante cose, siamo come delle spugne, siamo delle spugne anche ora, però quando si è bambini si è nell'ingenuità di questo, quindi non è che si è consapevoli, no? Non possiamo dare un nome a delle emozioni o a qualcosa che succede. Quindi quando il bambino li vive attraverso il proprio corpo, come diciamo per sostituire un dolore mentale, emozionale che può essere insopportabile. A volte anche da adulti facciamo così, vuol dire che non abbiamo superato delle cose. Cioè, quando filtriamo la sofferenza, il dolore, il disagio di qualcosa, di qualcun altro, attraverso il nostro corpo, no? Somatizziamo attraverso il nostro corpo, proprio perché quella sofferenza, quel disagio è talmente forte, talmente insopportabile come dolore interiore, che i bambini non si è in grado di gestirlo. Che poi anche da adulti, appunto, capitano dei disturbi psicosomatici, soprattutto, per esempio, possiamo pensare anche ai neonati che, in quanto non usano la parola con cui pensare, a volte le loro reazioni, anzi quando si è neonati soprattutto le loro reazioni, sono psicosomatiche e non le capiamo. Hanno il pianto, hanno diversi modi per esprimersi, ma è sempre un neonato. E questo succede già quando è nel grembo della madre. Quindi le loro risposte alle loro sofferenze emotive è talmente psicosomatico che le sperimentano nel proprio stesso corpo. E diciamo che è come un'unità indivisibile, cioè se la madre o qualcuno ha una sofferenza, è come se fosse un tutt'uno, no? Come se ci fosse una connessione che possiamo da adulti chiamare empatia, ma che compriamo il dolore altrui, no? Ma da bambini non ci distacchiamo, no? Ce lo facciamo nostro, quindi come se il rapporto tra una madre o comunque tra genitore e un figlio fosse qualcosa di indivisibile e il bambino sente che questo c'è, è un tramite. Quindi inconsciamente cosa succede? Che ci portiamo dietro da bambini, ma poi anche da adulti, un peso che può essere veramente come un baule, in quanto non riusciamo a separarci, e se questo processo non avviene, diventa veramente un problema. Quindi, come può essere una sofferenza inconscia di una madre, per esempio,
tipo che la madre ha avuto una perdita di qualcuno o di qualcosa, insomma, di una madre o di qualcuno a cui si è molto legati, che è il nostro riferimento, insomma, un dolore della madre di qualcuno a volte ci tiene legati come un cordone ombelicale. Quindi è un pensiero che diventa costante e anche incessante, quindi è un malessere soffocato. E quindi che cosa succede? Quindi può capitare che il figlio o altri a lui connessi lo faccia emergere, quindi anche noi possiamo farlo emergere attraverso noi stessi, portandolo così all'esterno, no? E questo succede da adulti, che ci facciamo carico anche dei disagi e delle sofferenze altrui, e che si chiamano preoccupazioni. Siamo preoccupati, cioè da adulti le diamo un nome, si chiamano preoccupazioni e rimaniamo dentro questo miscuglio. Perché da adulti rimaniamo in questo miscuglio? Rimaniamo in questo mare così che si muove proprio come un lago, diciamo, più che un mare, che rimane statico. Perché la preoccupazione ci porta poi a non interagire, a non usare il coraggio, a non superare le cose, a non vederle con un aspetto interiore, spirituale, di crescita, di maturazione, di comprensione. Ci sono tante cose, tanti fattori che possono sbloccare questo, che però bisogna attivarli. Prima di tutto bisogna vedere noi stessi in questo contesto, se noi ci facciamo carico della sofferenza altrui, che magari è una cosa che è partita da quando eravamo bambini, anche in una questione banale, magari una preoccupazione della mamma, anche se non lo esprime in parole, però il bambino, noi bambini, assorbiamo come una spugna e secondo come ce ne facciamo carico. Quindi questo chiaramente avviene con le nostre interazioni, no? Infatti quando qualcuno sta male ce ne facciamo un problema, questo è vero, ce ne facciamo un problema. Quindi se qualcuno è arrabbiato, anche noi siamo arrabbiati. Se qualcuno è triste, anche noi può succedere che siamo tristi, eccetera. E infatti questa favola ha a che fare con l'angoscia espressa attraverso un comportamento fisico, però. Invece, diciamo, di mentalizzare la situazione, lo si fa attraverso un disagio fisico. Quindi questo succede quando i nostri comportamenti riflettono quelli degli altri. Quindi il malessere degli altri cambia in noi un comportamento. E devo dire che questo è proprio vero, che a volte noi cambiamo i nostri comportamenti in funzione delle circostanze degli altri, che possono essere circostanze gravi, a volte possono essere circostanze per cui non possiamo fare nulla, ce ne rendiamo conto, però sentiamo anche la sofferenza dell'altro che è incapace di superare delle situazioni. E ci facciamo carico di questo baule, ci facciamo carico. Quindi, cosa sono questi comportamenti e queste che riflettono comportamenti degli altri con cui noi riflettiamo a volte? Sono come desideri, possono essere credenze, possono essere aspettative, dei bisogni, quindi obiettivi e sentimenti, tante cose. Siamo, diciamo, proiettati internamente piuttosto che elaborarli mentalmente, perché la mente mi serve per elaborare insieme all'intelletto. Mi serve per elaborare l'emozione, quindi mi serve avere portare un equilibrio, no? Tra l'emozione, ciò che io provo, ciò che mi faccio carico e
l'altro è solo è un tramite, mi faccio carico della sofferenza dell'altro e quindi sono proiettata sempre fuori. Quindi finché sono un bambino, una bambina, diciamo, questo avviene e probabilmente c'è il tempo appunto per maturare, per superare, avere questo coraggio, avere anche questa che se non si ha si diventa spavaldi, no? Se non si ha il coraggio giusto, perché il coraggio è veramente qualcosa di molto importante, ma non è una cosa così data per scontato, perché va veramente calibrato. E poi magari ci ritorniamo su questo argomento. Adesso volevo leggere la favola, perché forse sarà un po' lunga, no, ma neanche tanto. E allora la favola che appunto tratta, ce l'ho qui, vi succede anche a voi? Scrivete nel vostro foglio se c'è stato o comunque se avete superato, cosa avete utilizzato come valore spirituale, come o se ancora siete ingabbiati con questo baule, siete dentro questo baule con il proprio peso, però che è il peso anche di qualcun altro. E la meditazione, le riflessioni servono molto, perché il percorso spirituale implica un aspetto di crescita emozionale. Allora, la fiaba, le cadute e le resistenze, che riguarda un leproto, che dice il leproto che cadeva sempre. Dice, inizia, ma chi sa i cammini dell'anima solitaria? Chi lo sa quali sono i cammini dell'anima solitaria? Allora, l'unica volta che il bosco perdeva la sua calma era quando arrivavano i cacciatori della città. Non potevano entrare nel bosco, ma riuscivano a mettere delle trappole proprio nei confini dello stesso. E anche se gli abitanti del bosco erano più furbi, qualche volta riuscivano a catturare qualche animale. E fu così che una sera, al tramontare del sole, mamma leproto scivolò e mise la zampa nella trappola e si sentì un urlo dal dolore, ma fortunatamente i cacciatori erano già andati via e gli abitanti del bosco riuscirono a liberarla e a portarla nella sua tana. Fu chiamato subito il gruppo degli anziani esperti in medicina e quindi arrivarono l'asino sapiens, la civetta loquax e il rufo silens, e tutti erano molto d'accordo nel valutare il caso che era molto grave e ordinarono le cure per evitare di rimanere paralizzata o anche peggio. Nella tana tutti si davano un grande affare, anche i cuccioli di leprotto, ma uno di loro, Tempesta, proprio non ne voleva sapere e continuava a fare chiasso nel bosco, come se nulla fosse accaduto e come se questo non fosse capitato proprio alla sua mamma. I parenti scuotevano la testa, indignati da tanta insensibilità e ingratitudine, per tutti i sacrifici che la mamma aveva fatto per lui e da quando era nato. Ma dopo un po' di tempo le cure andavano per il meglio e l'asino sapiens dichiarò che la mamma non sarebbe morta, ma che purtroppo sarebbe comunque rimasta paralizzata su una sedia a rotelle per il resto dei suoi giorni. Gioia e tristezza nello stesso tempo, ma al solito Tempesta nulla gli sembrava cambiato. Correva e giocava e a fare scherzi, a divertirsi con gli amici. Era diventato così veloce e nei salti vinceva tutti. Ma un giorno, durante un'importante gara, scivolò e cadde a terra. Non era mai capitato prima. Tempesta si stupì che una sua zampa l'avesse tradito e non l'avesse sostenuto. Pensò si trattasse di un incidente e cercò di non pensarci più, ma ogni tanto la zampa lo tradiva e nonostante i suoi sforzi
la sua zampa era più forte di lui. Così la brutta tempesta incominciò ad essere una vera preoccupazione per tutta la famiglia, perché la vita diventa più difficile se non riesci a correre in un bosco. Tutti erano ormai concentrati su Tempesta e quasi a dimenticare le difficoltà della mamma, anzi capitò una cosa ancora più strana, perché la mamma, preoccupata per quel figlioletto, incominciò a darsi da fare e si sforzò di alzarsi e anche di fare qualche passo, fino a riuscire ad usare le due zampe, almeno per le cose più importanti. Nel frattempo il povero Tempesta andava a scuola, certe volte saltellando con le quattro zampe, a volte con tre, oppure a braccetto con i fratelli o amici, come un povero zoppo. Intanto la mamma, tra lo stupore e la meraviglia di tutti, si alzava sempre più spesso e riusciva anche a fare delle faccende in casa. Per questi fatti, Tempesta stava cambiando carattere. Da spavaldo e temerario, ora era più silenzioso e insicuro, e incominciava a pensare di essere un fallimento in tutto, di non essere più così bravo e neanche intelligente, e neppure fortunato come gli altri cuccioli. Nel suo malessere e stanco di questo umore, decise di andare di nascosto alla ricerca dell'albero delle storie, partendo prima dell'alba del mattino, ma si addormentò profondamente ed ecco, anche per lui arrivò il nostro amico gentile della notte, anche quando ci spaventa il sonno che lo accompagnò nel suo viaggio di ricerca. La strada era piena di pericoli, draghi, diavoli, incubi che lo volevano assolutamente svegliare e fermare, ma Tempesta continuò il suo cammino attraversando fiumi minacciosi e montagne altissime, fino ad arrivare al tronco di tutte le storie, dove nel mezzo dell'oscuro delle foglie stava il vecchio gufo. «È questo l'archivio del bosco?» chiese Tempesta. «Sì», disse il gufo. «Perché sei venuto fin qui? E cosa vuoi sapere? Voglio conoscere la mia storia», disse Tempesta, «perché non capisco il motivo per cui la mia zampa mi tradisce da un po' di tempo, ma prima mi sosteneva benissimo». Il gufo entrò nell'albero e cercò il libro della storia di Tempesta, ma per quanto cercasse non trovò proprio nulla della zampa malata del leproto. «Ma com'è possibile?» disse il gufo. Cercava e cercava e alla fine le venne un'idea e domandò al leproto: «Ma dimmi un po', c'è qualcun altro in casa tua che ha una zampa che lo tradisce?» «Eh sì», disse sospirando Tempesta. «La mia mamma è caduta in una trappola e si è fatta male, si chiama proprio come me, Mamma Tempesta». Allora il gufo prese il libro della storia della mamma e scoprì che c'era un altro piccolo che si era attaccato sopra, e il gufo lo prese, lo staccò e lo diede alle proprio Tempesta. «Ecco perché non trovavo la tua storia. Invece di essere nello scaffale dei cuccioli, era rimasta attaccata a quella della tua mamma. Ecco, ora puoi aprire e leggere che cosa è successo e puoi finalmente capire perché la tua zampa ti tradiva». Quando la sua mamma si era ammalata, lui si era così spaventato all'idea che potesse morire, che senza neanche saperlo aveva finito per ammalarsi anche lui. Il povero Tempesta, che tutti criticavano e che sembrava indifferente, aveva incominciato a cadere proprio da quando la mamma si era ammalata. E più lui cadeva, e più la mamma stava meglio, perché si preoccupava per lui, trovando la forza di reagire, e così si dimenticava del male delle sue zampe. Però questo ha fatto in modo che il suo libretto rimanesse attaccato a quello della sua mamma,
come i libri nello scaffale dei cuccioli, dove sono ancora attaccati alla mamma quando nasce un cucciolo, ma a breve ognuno andrà nel proprio scaffale, quello dei cuccioli, quello delle mamme e così via. Questo succede naturalmente quando i figli imparano a scrivere il loro libro. Il tuo era rimasto ancora attaccato alla tua mamma perché forse avevi paura di non essere capace di scriverlo da solo. Ora, Tempesta, decidi tu dove metterlo. Dove era prima o in quello dei cuccioli che sanno già scrivere la loro storia? E Tempesta guardò il libretto. Era proprio il suo e c'erano ancora tante pagine da scrivere per tutto il resto della sua vita. Fece una riflessione tra sé e sé. Ma io ho già imparato a scrivere nella scuola dello spiazzo e imparerò ancora sempre meglio. Quindi sono ben capace di riempire le pagine del mio libro. E quindi collocò il libro nel posto giusto, quello dei cuccioli che ormai sapevano già scrivere. E il gufo millenario sparì tra l'oscuro delle foglie dell'albero e il cucciolo cominciò a riprendere la strada del ritorno. Cammina e cammina, si risvegliò. Il giorno dopo ecco che c'era una corsa nel bosco, anche lui volle partecipare, nonostante il disappunto di tutti, ma alla fine, dietro lo stupore generale, arrivò primo, come vecchi tempi. Tempesta tirò un grande sospiro che lo sollevò dall'incredulità. La sua zampa non lo tradiva più, era nuovamente il re delle corse e tra il pubblico che l'applaudiva c'era anche la sua mamma, che ormai si era tanto allenata a usare le sue zampe al punto da riuscire a muoversi nuovamente nel bosco da sola. Ognuno di loro aveva fatto la propria strada sul cammino delle conquiste. Ma che bella questa storia, tanto riflessiva, è incredibile. Quanto a volte siamo, non riusciamo a esprimere la sofferenza, il disagio, le nostre paure, e la paura ci fa fare veramente delle cose assurde, delle reazioni assurde, e chiaramente o ci chiudiamo a riccio oppure diventiamo aggressivi, no? Spavaldi, non lo so, ecco. È questo che talmente la paura di perdere la madre che si era, aveva talmente un dolore così forte che aveva somatizzato, no? Questo, e anche nella sua zampa, nel suo malessere. Quindi possiamo capire quanto queste energie, perché le emozioni sono energie, sono come delle lucciole, sono, diciamo, non tenerle nel buio ma farle emergere, come con la consapevolezza, sono veramente dei potenziali, e come tenendole dentro e non avendo una comprensione maggiore di distacco, di liberare se stessi e automaticamente anche l'altro. Pensate che meraviglia che quando io esco dalla preoccupazione, quando io maturo emozionalmente, quando non mi faccio carico di qualcosa che sia la sofferenza o il disagio di qualcun altro, ma sono coraggioso, divento coraggioso, coraggiosa per applicare delle capacità di soluzione, che vuol dire vedere la realtà delle cose, essere non più spavaldi nel modo di come un menefreghismo, dire io giro le spalle e me ne vado, però magari dentro c'è una sofferenza, nessuno lo può comprendere questo, perché il mondo interiore, lo dico sempre, è il nostro mondo,
Qui nella fiaba abbiamo il gufo millenario. Noi adulti abbiamo l'anima suprema, Dio, il genitore, la parte invisibile, l'energia dell'amore, quello che ci appartiene, quello di cui noi siamo composti nel nostro spirito. Ed è lì che, perché l'amore è quello, l'amore è distacco, l'amore è legge, l'amore è comprensione e anche dare cooperazione, ma dare anche ciò che uno può dare e crescere e dare la possibilità agli altri di poter crescere e superare le proprie, per ognuno, le proprie difficoltà, non creando dei pesi da una parte all'altra. È un equilibrio anche questo. Ed è interessante come quindi anche la madre, la mamma, anche l'altro, ha bisogno probabilmente di trovare la propria strada nel suo cammino. E guardate come una sofferenza il bambino poi, comprendendo, diventa di stimolo anche per la mamma. Quindi anche noi dobbiamo avere questo coraggio. Il coraggio va usato nel momento, o capire quando è il momento di usarlo, è il momento opportuno, e dosarlo in modo adeguato, perché se no si è come incoscienti, cioè si fanno delle cose inconscientemente, perché l'eroe è coraggioso, è anche spavaldo, cioè la spavalderia in maniera spirituale vuol dire che fronteggio, non che spavaldo che diventa una sfida, perché coraggio e spavalderia nella parte egoica diventa pericoloso, diventa una sfida, diventa egoico, e questo sarà un danno per noi. E questo da osservare quando siamo adulti, se ancora siamo legati anche a delle cose passate, delle sofferenze che ci hanno segnato, che magari non perdoniamo, magari non siamo in grado di perdonarle. E magari quando un bambino perde una mamma da piccolo, da adulto magari non ha perdonato quell'assenza. E così anche una madre o un genitore, un familiare, qualcuno che ha avuto una perdita di qualcosa, quel dolore, quella sofferenza, il bambino è una spugna e quindi se ne fa carico, ma non sa che poi lo somatizza in qualcosa di fisico, e magari la sua interazione è completamente opposta alla situazione in cui è. Io mi ricordo che da bambina, troppo grandetta, che io non capivo questo dei lutti quando c'erano i funerali, e a me mi veniva, cioè sentivo la sofferenza degli altri e mi dispiaceva che quella persona non c'era più, perché se ero lì era perché una persona che era conosciuta in famiglia, ma io non vedevo l'ora di andare a giocare, era come se non volessi affrontare la perdita di qualcosa, la perdita di qualcuno, non la volevo affrontare. E mi dicevano appunto di stare ferma, di stare zitta, di non fare così, di non fare cosà, e io invece avrei voluto fuggire da quelle circostanze. Infatti io non sono molto disponibile ad andare ai funerali adesso, anche per una comprensione diversa, però non è stato mai una mia un mio dovere, diciamo, ecco. E questa è una riflessione che io ho fatto leggendo e preparando questo incontro. Interessante, no? È come delle fiabe, delle storie per bambini vanno a ritoccare dei momenti dei nostri bambini, però noi dobbiamo metterli a confronto con ora, perché magari c'è ancora qualcosa che non abbiamo visto o riflettuto. Quindi scriviamo, pensiamoci, e anche avere la gioia di aver superato qualcosa e di vederlo ora da adulti. Poi quindi
È interessante ascoltare i bambini anche magari che abbiamo, no? Che ora i nostri bambini, diciamo, che a piccoli e anche un po' più grandi, ma c'è sempre quella parte bambina. Quindi ascoltare i bambini, no? Che magari ci fanno riflettere sulla nostra condizione di vita, quindi ci fanno da specchio. Perché questo diciamo, della resistenza alla perdita, del coraggio e della spavalderia, perché se non porta una perdita di equilibrio, diciamo, possiamo ricordare, no? Forse che da bambini o in qualche circostanza abbiamo somatizzato qualcosa e qualche malessere abbiamo e siamo entrati in una instabilità che poi come si è espressa questa instabilità può avere tanti fattori. Non è scontato che cioè ognuno vive la sofferenza e un disagio in un modo, in un'espressione che può essere completamente differente l'uno dall'altro. Certo, la società, la struttura di come viviamo, ci dice che se c'è un dolore te devi soffrire, devi far vedere che soffri, devi far vedere che piangi, devi far vedere che hai un'interazione in quel modo, se no altrimenti non è sofferenza. Ma la sofferenza, l'emozione, è qualcosa di interiore e può avere degli sviluppi, noi non sappiamo neanche come si può esprimere. Può esprimersi con una grande rabbia, può esprimersi con una grande freddezza, può esprimersi con altre capacità che neanche probabilmente siamo in grado di vedere, di riconoscere e di sapere perché ci siamo comportati così. Quindi è interessante osservare questo, no? Anche nei bambini che abbiamo intorno. E quindi diciamo che il tema della favola che ho appena letto tocca proprio queste parti più scure, più difficili da affrontare. Quindi le cadute, i nostri mancamenti dalla momentanea e passeggera perdita dell'equilibrio e della nostra coscienza. Quindi sono sintomi a cui certamente ci possono essere dei fattori felici e dei fattori no, però va valutato perché nel percorso spirituale c'è questo fattore della psiche, no? Per quello che non si vede, va messo in maniera non troppo mentale, razionale, quello no, però noi nella Università Brahma Kumaris li chiamiamo Sanskara, che sono proprio quelle tratti caratteriali, quello che noi abbiamo saldato proprio da queste esperienze. Quindi ne abbiamo costruito, abbiamo creato un carattere, abbiamo creato un nostro modo di interagire. E se anche, per esempio, abbiamo una reazione di rabbia, una reazione o come ha fatto il leprotto, che andava comunque a giocare, sembrava indifferente, no? Di indifferenza, quindi di spavalderia, cioè non mi importa niente, eccetera. Anche se abbiamo di queste reazioni, vuol dire, cioè noi da adulti ci possiamo accorgere di questo, ma se non facciamo un lavoro di osservazione interiore, quindi dire come mai, cosa c'è che mi mette in questa condizione, perché mi spavento a questo, cosa posso fare io, come posso trasformare questa attitudine, come posso liberarmi da questo baule, come posso liberare quindi anche l'altro, perché questa liberazione avviene anche quando una persona non c'è più, perché questo è tutto un lavoro in un mondo invisibile, sottile, che è il mondo spirituale, il proprio sé.
quello che non ha niente a che vedere se non interagire con la materia e con il fisico, ma dal momento anche che una persona non c'è più, io posso liberare sottilmente, quando io maturo, come ha fatto il leprotto, che ha detto io mi distacco da questo perché sono capace di scrivere, di andare avanti a scrivere la storia della mia vita con tutte le pagine bianche che ho. E io allora devo riportare il pensiero che io ho le pagine bianche da scrivere e mi posso connettere sottilmente con questi valori, con questa energia, con questa vibrazione e sanarmi e sanare anche l'altro, anche se non c'è. Questo è un modo meditativo. Questo è già un modo meditativo. Quando noi interagiamo con noi stessi e ci osserviamo e facciamo un lavoro di realizzazione, è già un modo meditativo. La meditazione non è soltanto mettersi da una parte e stare in disparte. Non deve essere una cosa faticosa, non lo è, perché io non ci starei se no. Deve essere un qualcosa che non è visto come una fatica, ma è visto come un qualcosa di crescita, come un percorso, un cammino delle pagine su cui scrivere ciò che sono e ciò che voglio diventare, ciò come voglio dire. Perché noi siamo adulti, in questa era siamo tanto adulti, ma siamo anche tanto immaturi spiritualmente, molto immaturi. Quindi dobbiamo ricrearci, riformarci con le nostre capacità spirituali, non materiali e non fisiche. Viverle, sono un complemento, non è che devono mancare, però è quell'altra parte del mondo sottile che non si vede, a cui mi posso connettere, e a quel mondo esterno sottile a cui mi posso connettere. Quindi ogni sintomo ha un linguaggio, ogni sintomo, e ognuno di noi si porta dietro questi sintomi, quindi ecco, quindi sono fisici e sono emozionali, come un bambino che una volta ho visto che aveva fatto un disegno dove aveva disegnato un guardiano che lo proteggeva dalla paura, aveva disegnato questo guardiano che lo proteggeva dalla paura che gli si spezzasse il cuore, dalla paura di vivere. Questa era la sua espressione, talmente aveva paura di vivere che si è fatto un disegno dove c'era un guardiano che lo proteggeva. Quindi la paura della sofferenza, la paura della sofferenza. E questo è anche un mondo di sofferenza, questa è l'era della sofferenza. Ma con questo non vuol dire che non dobbiamo crescere, non vuol dire che dobbiamo staccarci da questo mondo di sofferenza e scrivere le nuove pagine. Questo è importante, questo è molto importante. Quindi dietro queste paure c'è una doppia angoscia. Quindi nella fiaba che ho letto, il Belleprotto, c'è l'angoscia della mamma e quella cioè di vedere suo piccolo soffrire, quindi l'angoscia di quando vediamo soffrire qualcuno, ma senza che lei potesse fare niente, per dire. E a sua volta c'era lo specchio, no? Quindi il bambino rifletteva e quindi faceva risuonare, no? la bambina sofferente che lei si portava dentro, quindi la sua sofferenza rifletteva in quella del figlio. Quindi è interessante, vero? Quindi quando noi entriamo nell'angoscia, entrate mai nell'angoscia? Se sì, prendete quel foglio che avete a fianco e scrivete quando vi capita di andare in ansia e in angoscia, perché l'ansia è anche, cioè l'angoscia e l'ansia vanno molto insieme, no? Quindi questa grande angoscia che la faceva, diciamo, la madre sentire così paralizzata di fronte alle paure del bambino, come lo era stata, per esempio, lei stessa, magari una madre, davanti alla paura della morte, come io ho raccontato, che davanti ai funerali, cioè, c'era questa, no? Quindi
era proprio uno stato di angoscia che mi rendeva spavalda, cioè io volevo andare a giocare, non volevo stare lì, quindi ero sgridata per l'indifferenza, no? Invece dovevo soffrire, dovevo far vedere, dovevo stare seria. E quindi il terrore dei morti, queste terrorizzazioni ce le portiamo poi dietro, a volte non è soltanto con i morti, con la morte, che forse è la cosa che non riusciamo ad abbinare con la vita, ma che è un passaggio, è tutto ciclico, quindi è un passaggio, ma non riusciamo a combinare, ma anche per altri fattori molto anche più leggeri può succedere, no? Noi ci portiamo dietro le nostre fobie, per quello questi percorsi che ogni tanto propongo sono fatti sì per imparare a meditare, per essere creativi nella meditazione, ma soprattutto per fare un lavoro verso noi stessi in maniera molto amorevole, molto delicata, volendoci bene, prendendoci per mano, come proprio prendiamo per mano un bambino, siamo noi stessi, e ci guardiamo con quegli occhi amorevoli di comprensione, come se io guardo quel mondo sottile che solo io conosco e che magari da adulta non riesco a conoscere il mio mondo sottile di quando ero bambina, le devo portare insieme, perché questo è il mondo della sofferenza, questa era, e allora siamo come persi, allora ci sentiamo tanto coraggiosi per fare delle cose a volte incredibili e a volte tanto spavaldi come indifferenza, menefreghismo, e sfidiamo la vita in tutto e per tutto, mettendoci poi delle preoccupazioni, mettendoci poi non lo so, delle situazioni in cui poi ci troviamo che di ritorno delle circostanze ancora peggio, e qui dentro entra il sistema karmico, cioè l'azione di quello che facciamo, mentre il coraggio è superare, diciamo, le resistenze alle nostre paure, e il coraggio di affrontarle in maniera amorevole, dosando il coraggio senza diventare troppo che ci lanciamo in cose magari poi pericolose. Il coraggio è un potere, il coraggio è quello che serve in questi tempi. È il coraggio più grosso, più grande, più potente che possiamo applicare, è proprio avere il coraggio di essere come il salmone che risale la corrente. Ci vuole tanta forza e tanta capacità di capire che dall'altra parte di questo fiume c'è la salvezza, c'è le pagine bianche della vita, c'è il mio sistema circolare della vita, e non essere troppo incoscienti nel mettere coraggio, bisogna fermarsi. Io devo dire che sono sempre stata molto coraggiosa, ma mi rendo conto, ma veramente mi rendo conto, e ho vissuto ora, per tempi passati, dico, ma io sono stata miracolata, perché mi rendevo conto che tutto per me era una sfida. Ho sfidato cose incredibili, nella natura anche, incredibili. E questo è un sintomo, e questo lo dico per condividerlo con voi, e perché anche voi possiate rivedere delle cose anche meravigliose, incredibili che avete fatto nella vostra vita, ma che comunque avevano un tocco di incoscienza. Io ho affrontato mari tempestosi, ma veramente mari, cioè l'oceano tempestoso, cioè così partendo così come se niente fosse, no? E ripensando ora dico, quello non era coraggio, quello era voler emergere, voler far vedere che io esistevo a me stessa, che
magari per superare delle sofferenze, chi lo sa. Ed è interessante valutare questo, perché poi questo ti aiuta a intraprendere il tuo proprio percorso verso te stesso con il dovuto coraggio spirituale, che ha la capacità di mettervi di fronte, ti apre il terzo occhio e ti mette di fronte ai tre specchi del tempo, del passato, del presente e del futuro. Cioè sei capace di capire quando è il momento di, dall'esperienza del passato, il presente, e vedere, capire che cosa potrebbe portare nel futuro. E questo è interessante, perché così lo so calibrare, so percepire anche i sentimenti degli altri, le situazioni degli altri, e approcciarmi in un modo in cui io posso e sono capace di approcciarmi secondo l'energia che potenziale che io riesco a incamerare, a riportare in superficie verso me stessa, e così libero me e libero anche gli altri. Ed è una sanificazione questa, anche perché ogni pensiero parte da, poi c'è un'azione, ma già il pensare è un'azione, quindi anche è un salvataggio a delle cose non poi che diventino estremamente contro di noi, vengano come un'onda che mi ritorna contro, e quindi io non riuscirò a staccarmi da questo. Quindi è interessante questo. Sto guardando se c'è la linea, se sto andando avanti, sì. E allora, quindi quando io mi distacco, che il distacco è un aspetto spirituale, appunto non vuol dire essere spavaldi, non vuol dire essere menefreghisti, ma vuol dire il distacco è indispensabile. Amore e distacco, amore e legge, l'ho già detto. E quindi il distacco è una pratica di guarigione. Il distacco è una pratica di guarigione. Certamente, quando io mi distacco da qualcosa, sempre io andrò prima in eccesso da una parte e poi in eccesso dall'altra. Quindi magari proverò, cioè avrò l'esperienza di essere magari un po' menefreghista. Ok, però me ne renderò conto e farò un lavoro, quindi quello mi porterà un risultato che magari non mi farà star bene, e poi magari invece sarò troppo attaccata, cioè non riuscirò a staccarmi, non riuscirò a... e mi verrà magari una paura, no, di lasciare andare, avrò una resistenza. Questi due estremi a un certo punto, perché sia da una parte che dall'altra, prima o poi l'estremo mi porterà una sofferenza, un disagio. E allora io lo accolgo con amore, questo disagio, dico ok, vuol dire che devo portarlo in equilibrio. Quando questi due estremi sono in equilibrio, allora io vedo chiaro, allora ho il potere del coraggio nella maniera giusta, nella dose giusta, e anche a volte sono spinta come un eroe a fare e a interagire in un modo verso me stessa e verso gli altri, verso le circostanze, in un modo determinato, in un modo consapevole. E come il salmone, non mi importa cosa dicono gli altri, cosa fanno, ma sono capace di avere una responsabilità in ciò che faccio. E questo è la grandezza del karma, che il karma non è sofferenza, è comprensione, è comprendere. Cioè, o è ignoranza o è consapevolezza. Questo è. Quindi devo essere consapevole. Quindi ci vuole un'attenta esplorazione degli eventi che succedono, quindi come i fattori relazionali, come situazioni incomprensibili che certe volte hanno anche la portata di uno shock, quindi, o di un trauma.
devo capire che dietro a quello c'è sempre un beneficio che mi riguarda, è proprio quello di applicare, di maturare emozionalmente. Quindi a volte ricordiamoci che la paura, per esempio, di una madre, io, se abbiamo figli anche, no? Quindi una paura vissuta da piccoli, che poi espressa in famiglia, magari con la paura, questa madre ha paura del marito, o ha paura di un suo fratello, non lo so, ecco. Questo crea un'ansia e la trasmette, questo è un trasmettitore, quindi un bambino, ricordiamoci, noi siamo degli assorbitori quando siamo stati bambini. Assorbiamo bene e assorbiamo anche le cose che non vanno bene. Quello che va bene ci aprono alla fiducia, ci aprono al coraggio, ci aprono a tante cose. Quelle che vanno male ci possono chiudere e ce le possiamo tenere chiuse in questo baule anche per tutta la vita se non facciamo un lavoro di consapevolezza. Quindi ci sono forme poi di aggressività, ci sono questi sanskara, questi tratti caratteriali che noi abbiamo forgiato fin da piccoli e ce li portiamo come qualcosa di vero e che non si possono cambiare da adulti. E la frase più egoica che possiamo dire: io sono fatto così. No, non siamo fatti così. Io posso dire: mi accetto ora per come sono, ma con intento di risalire il fiume controcorrente, cioè con intento di trasformare, di cambiare, di modellare questa attitudine, perché noi siamo come la natura, in continuo cambiamento. E nella natura non c'è il giusto e sbagliato, il bello e il brutto, è lo stesso uguale. C'è quello che va bene per me e ne prendo la responsabilità, e quello che non mi sta bene per me. Tutto, e ne prendo la responsabilità. Quindi adesso magari tra un po' facciamo una bella meditazione, penso che sia tutto chiaro, quindi non nascondiamo a noi stessi le nostre paure o i nostri modi di difesa, guardiamoli, osserviamoli come un osservatore distaccato, ecco un'altra parola, un osservatore distaccato, anche quando camminiamo, quando facciamo le cose, osserviamoci come se fossimo in terza persona, no? Come se fosse un'altra persona che ci osserva, siamo noi. È interessante, è un gioco costruttivo, è un'esperienza che tratteniamo, nel senso che non è tanto semplice, però se io lo faccio con creatività, proprio come se fossi un bambino, una bambina, che dico adesso io faccio la terza persona e mi osservo mentre faccio una camminata, io Virginia che sto pensando a quella cosa o a quella situazione, vediamo se io la osservo da una prospettiva diversa, come se io fossi distaccata. Questo è l'allenamento per essere distaccati, perché non riusciamo ad essere distaccati, noi siamo attaccati a tutto, siamo attaccati al nostro stesso pensiero, siamo attaccati alle nostre abitudini, siamo attaccati alle persone, siamo attaccati ai nostri figli, siamo attaccati al lavoro, alla materia. Non è che non dobbiamo avere tutto questo, ma non essere così legati, non avere dei legami, ma avere relazioni con la natura, energeticamente relazioni con me stessa, relazioni con Dio, con la fonte di energia d'amore, con quella parte di spirito, no? Tutto è una relazione e non deve essere un legame. Non deve essere... Ed è difficile a volte, è difficile perché siamo in un mondo di legami. Basta accendere la televisione e noi siamo legati a tutto un contesto di cui ci sembra semplice, naturale, ma naturale è ciò che io scelgo, ciò che io vedo da distaccata, allora quello sarà naturale per me e fa la differenza, e fa una grande differenza. E non aver paura dei nostri cambiamenti, a non aver paura che qualcuno non ci possa comprendere o che si trovi in difficoltà, con molto amore e con molta fiducia e tanto coraggio, noi sappiamo che liberiamo anche l'altro o l'altra, anche sbrogliamo quella situazione. Ma come in ogni sistema karmico, il fattore tempo non esiste, non è che oggi penso così e domani succede.
non mi devo mettere freddo, non devo essere spavalda in questo, non devo fronteggiare in un modo da incosciente, ma avere il pensiero del beneficio, del coraggio anche di prendere delle posizioni, di intraprendere ciò che sento giusto per me, e quando è qualcosa di giusto per me, sono nella propria verità, nella propria onestà, che è la cosa più importante a livello spirituale, e allora dolcemente sbroglia anche la circostanza o l'altra persona. Quindi adesso, se non capiamo queste dinamiche verso noi stessi, come facciamo a trasformarci e a trasformare anche gli altri, le situazioni? Parte proprio da me. Come posso quindi anche relazionarmi con Dio, con l'anima suprema o con quella fonte di amore, con quella parte sottile, se io trattengo, cioè, e non lascio andare ciò che va lasciato e trasformato? Come potrebbe essere possibile? Non ci riusciamo. E io spero che questo incontro sia stato di beneficio, cioè che possa, è un argomento lungo, complesso, sarebbe bello farlo in presenza, chi lo sa, e però adesso facciamo, giusto per tutte queste parole, tutte queste espressioni, facciamo una breve meditazione guidata che ci aiuta così un po' a essere creativi. Una meditazione proprio che è fatto per, con parole proprio per il bambino spavaldo e coraggioso. Quindi adesso fate dei respiri, mettetevi comodi e magari, se volete tenere gli occhi socchiusi, fissate un punto della stanza dove siete, se state camminando, se state, non lo so, qualsiasi cosa state facendo, però fermatevi un momento. Voi potete mettervi anche una musichina, io lo farò poi quando nel mio video, se riesco, metterò una musica. Fate dei bei respiri, se volete tenere gli occhi chiusi teneteli, e distaccatevi senza, non con forza, ma da tutti i rumori, osservate i vostri pensieri, se c'è qualcosa che vi disturba. Okay, lasciatelo passare come se fosse in secondo piano, cioè come se fosse al di là di una strada, come se fosse al di là di uno schermo. Quindi mi adagio comodamente e socchiudo gli occhi. Faccio dei bei respiri. E rivolgo lo sguardo al centro della mia fronte. Mi focalizzo lì con il mio sguardo. E visualizzo un puntino luminoso, un puntino luminoso di luce pura. Respiro e cerco di percepire la sua energia. Facendo salire delle sensazioni di pace, di distacco, ma di unicità. Lascio che emerga la mia vera essenza. Un'essenza libera e sovrana. Respiro nell'intenzione di ossigenarmi come una nuova aria. E così quest'aria nuova, sento che le tensioni resistono, le lascio esprimere e le lascio andare con amore.
Io sono seduta in una posizione sul trono al centro della fronte. Sono seduta lì rilassata, in uno stato di quiete, di pace, respirando profondamente, leggermente, delicatamente, un'aria fresca e pulita. E allora, da lì, seduta in questo trono, riporto un'immagine di un tempo, di quando ero bambina, bambino. Magari quando giocavo con gli altri, a scuola, nella famiglia, o semplicemente con me. Come mi vedo ora, da quel trono, e come mi sentivo? E rifletto, osservo, sono distaccata, ma osservo. Com'ero? Coraggio, spavalderia. Come ho usato il coraggio? Come ho usato la spavalderia? Ero il timido bambino, la timida bambina che si nascondeva dietro le proprie paure. Eppure, ero una bambina spavalda e coraggiosa per sentirmi importante. Oppure è una virtù che mi appartiene. Come le rivedo oggi, seduta su quel trono, distaccata e pacifica e amorevole. Quale emozione mi ha spinto a scegliere una parte? Posso osservare se nel corpo c'è qualche sensazione, una pancia che si gonfia, un piccolo fastidio. Ecco, osservo amorevolmente, perché quando osservo, sto guarendo. E di cosa allora mi faccio carico ancora oggi? Della mia sofferenza? Della sofferenza altrui? Mi faccio carico della sofferenza altrui? Respiro, rifletto. Valuto. Ho ancora paura di perdere qualcosa. Dal mio trono apro l'occhio della consapevolezza che filtra i valori, i veri valori dello spirito. Amore incondizionato, pace, felicità, saggezza, purezza. E come un saggio giudice seduto su quella poltrona regale, valuto ora le relazioni con me stessa, con me stesso e con gli altri. E da adulta, da quel trono, mi faccio queste domande, ma il mio coraggio e la spavalderia si è trasformato in indifferenza, oppure arroganza o incoscienza. Come li uso? Nel presente. Nascondo ancora qualche paura antica. Mi riesco a portare in equilibrio e saperli azionare al momento giusto.
E ora queste riflessioni le riprenderò poco per volta, perché sono pronta per la mia crescita. E ora, da quel trono, immagino un viale alberato. Un bellissimo viale alberato. Ne ho la sensazione del mare, del profumo, della luce, dei colori. Un viale alberato. In fondo vedo l'orizzonte. E da questo trono prendo il bambino o la bambina e lo spingo amorevolmente ad incamminarsi lungo il viale. Il mio sguardo è colmo di amore e di sostegno. E insieme a quel bambino o a quella bambina ci sono tutte le figure e le immagini adesso connesse, che fanno parte della sua vita, o che facevano parte della sua vita. E lo stanno accompagnando nella via. Si sprigionano dei raggi luminosi, di coraggio, di gioia, di serenità, di amore, di pura intraprendenza. Accompagno con lo sguardo, con questi raggi, questo bambino, questa bambina lungo il viale e le dico grazie. Ora siamo entrambi liberi e responsabili della nostra vita, senza pesi uno con l'altro. E lo vedo andare fino in fondo, e prima che svanisca, il mio bambino si volta indietro e con un pensiero mi saluta e sottilmente mi trasmette e mi dice: ora la strada è libera ed è pulita e puoi riscrivere la tua storia della vita. Om Shanti. Bene. Dopo questa meditazione interattiva e creativa, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi manderò poi il link, vediamo se riesco ad aggiungere una musica nella meditazione, e così alla prossima. Quindi ricordatevi che a volte faccio delle dirette, proprio dirette, e comunque sul canale sia BK San Teodoro YouTube Sardegna e anche sull'altro BK YouTube di Brahma Kumaris Italia. Io poi metterò il video. Chi è interessato ad avere comunicazioni di questo può via email, che c'è sotto nella descrizione, c'è anche l'email, può darmi un recapito telefonico se gradisce e lo metto in una rubrica che su WhatsApp posso comunicare anche altre cose in così di eventi e di classi e di altre cose, sempre liberi poi di potersi togliere, non c'è problema. Benissimo, un caro saluto a tutti e buona serata, a presto, grazie, ciao ciao.